Allora. Roberta Finocchiaro, abbiamo approfittato di un giro in barca con Pippo, qui a Marettimo. Le ho chiesto di portare la chitarra e abbiamo registrato le belle canzoni, no? Sì, abbiamo suonato qualche mio pezzo e anche qualche cover. Abbiamo fatto delle bellissime canzoni. Tra l'altro Marettimo è una isola piena di grotte e quindi Pippo ci ha portato dentro tutte queste grotte e abbiamo fatto un reportage, un mini reportage che adesso guardiamo. Contornati mamma lì. Guardate il cammello è sulla mia sinistra nella parete. Guarda! La grotta del cammello. La grotta del cammello perché servono per le foche che vengono a dormire, a partorire dentro la grotta del cammello. Le foche vengono a dormire qui? Le foche dormono qui perché la grotta del cammello è adatta a loro, perché ci stanno tre spiaggette per partorire e dormire fuori dall'acqua. Fra l'acqua dolce e l'acqua salata, guardate che belli colori che si fanno. Cosa fai? Questo è un pezzo nuovo che ho scritto da pochissimo, l'ho scritto quando è scoppiata questa ultima guerra e vedere quelle immagini in TV mi ha completamente scioccato e quindi mi è uscito questo brano, che è un po' jazz anche. Morning, in morning,
one morning, in morning, one morning, in morning. Questa era Warm Morning. E questa canzone parla appunto delle mie sensazioni che ho provato quando è scoppiata questa ultima guerra. E per esempio la prima strofa dice: ho visto le persone morire e prima di sapere il significato della vita, e mi riferisco ai bambini in questo caso. E poi parlo di uno schermo in fiamme, perché la guerra secondo me l'abbiamo vissuta tutti, perché appunto in TV, su internet, osservavamo tutto e io mi sono sentita là con loro. Secondo me la guerra oggi viene vissuta in modo diverso dal passato, e a me tutto questo mi ha colpito. E nel ritornello dico: quante volte un uomo deve cadere e per poi rialzarsi di nuovo, perché l'uomo fa sempre gli stessi errori, continua a farli. E quindi mi sono sentita di scrivere questo pezzo e di mettere proprio sulla canzone e tutte queste emozioni che avevo dentro. La canzone si intitola Warm Morning e c'è alla fine dico Warm Morning in Morning, cioè una mattina siamo tutti quanti in lutto. Questo pezzo si intitola Hope, Speranza. Hope? Esatto. Quando hai scritto un pezzo sulla speranza? L'ho scritto nel 2018, prima di andare a registrare a New York. Questo brano parla di una speranza, però verso una situazione amorosa. Quindi in questo caso a volte bisogna perdere la speranza per interrompere una relazione, in questo caso è andare avanti e ricominciare una nuova vita. Questa è Hope. Thank you.
Sì, ma questa canzone Hope, cosa, che effetto ha sortito? Ma questa canzone mi ha aiutato a interrompere questa relazione e quindi ad andare avanti. Io quando scrivo le canzoni le scrivo perché vivo le mie esperienze, però allo stesso tempo sono consapevole che quello che vivo io, le esperienze che vivo io d'amore e esperienze di vita, le vivono tanti altri ragazzi ed è quello che mi spinge a scrivere le canzoni, perché io fondamentalmente nella vita sono una ragazza molto introversa e quindi con la musica riesco ad esprimere quello che ho dentro e mi piace raccontare la vita attraverso la musica, tutte le nostre esperienze. Cava di marmo rosa, tagliata nel 1952. Adesso suonerò. Adesso suonerò il primo brano che ti ho fatto sentire nel 2017 a Siracusa. E questo pezzo l'ho dedicato alla natura in generale. E ho usato la metafora dell'albero di miele, perché per me davvero la natura è molto importante, mi ispira e a volte anche mi cura più di qualsiasi altra cosa. E poi ci sono nella canzone questi armonici che mi ricordano molto il mare e mi fanno pensare appunto a questo azzurro bellissimo e a questo verde, questa natura pazzesca. E questa è Honey Tree. See you.
sea is blue. Hai imboccato la natura, è arrivato un vento tremendo. Esatto, però anche il vento ispira tanto, quindi va benissimo. Ma adesso vai in mare, ti tuffi? Tra un po' sì. Ma con gli occhiali! Sì, perché sono cieca senza occhiali! Eh? Sono cieca senza occhiali! Non vedo niente! Molto la mia Sicilia, però parla sempre di una storia d'amore. I feel your skin covered with the stars and yellow lights. And I feel you breathe the tears this world.
c'è lemon. Lemon, limone. Pippo, hai timonato in maniera fantastica. Grazie maestro, detto da te vuol dire che sono bravo. Sei stato bravissimo in questa splendida grotta. È abitata di uccelle marine che si chiamano l'uccelle delle tempeste. Immigrano in questa grotta, poi gli mettono la data di nascita, pensatura e tutto, e vanno a Malta gli uccelli. Sente l'odore come cambia? Roberta, sì. Facciamo Jimi Hendrix qui? Vai. Bold as Love. Allora, io ti chiedo Jimi Hendrix perché tu fai parecchi fraseggi alla Jimi Hendrix. Sì. Eh? Esatto. E questo brano Bold as Love mi piace tantissimo suonarlo. Facciamo un pezzo del ritornello. Okay. Ma da quando è che hai scoperto Jimi Hendrix tu? L'ho scoperto quando ho iniziato a suonare la chitarra elettrica. Ho iniziato io con la chitarra acustica a 10 anni. Però un giorno mi trovavo in studio con mio padre e lì si trovava il chitarrista della band di mio nonno, i Beans, che sono stati anche a Sanremo nel 78. E questo chitarrista mi dà una Fender Stratocaster nera. Io non l'avevo mai suonata, però già conoscevo Jimi Hendrix perché appunto amavo questo genere musicale e ascoltavo tanto anche John Mayer. John Mayer è un appassionato di Jimi Hendrix, ha preso molto della chitarra da Jimi, e quindi da quel momento lì, quando ho preso quella Stratocaster, ho cominciato ad ascoltare Jimi e a studiare anche i suoi pezzi, e questo è stato uno dei primi brani che ho iniziato a suonare di Jimi. Anche, ho fatto anche altri brani, però adesso in questo momento non li suono da tantissimo tempo, quindi non riesco a... Questa è una croma, il primo tatuaggio che ho fatto a 18 anni. Poi ho questa foglia, perché come ho detto prima, per me la natura è importantissima, e ho anche questo tatuaggio, Where You Breathe, che è il titolo di un mio brano. Dove tu respiri? Sì, dove tu ti senti a casa, una metafora che rappresenta questo. E dove ti senti a casa? Dove c'è la musica. Holly, ma cosa c'è? Eh? Ma cosa c'è, piccolo? Eh? Cosa c'è?
grotta del presepio! Vado? È perché è lunga la grotta. Questa si chiama grotta del presepio, perché qui sembra ci sia un presepio. Questa è la Madonnina della Grotta del Presepio. Stand by the river tracks. City law in a back seat. On his Cadillac. And she falls so softly beneath him. Jackie sees the sun in the sky, clean his boots. Gone boogaloon down Broadway, and he come back home with a loop. It's midnight in Manhattan. There's no time to get cool. It's a mid-dark's promenade. So walk on, walk on. A wise man, a jazz man, play me your singing. And you play in your grave. Save your notes. Don't spend on a blues boy. Save your notes.
questo è Pink Moon di Nick Drake. Sorry, enough, so we say. Pink moon is on its way. Now you stand so tall. Pink moon, God get it all. It's pink moon, hey, it's pink moon. Pink, 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 pink moon. Pink, 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 pink so we say. Pink moon is on its way. Now views and so tall. Pink moon, God gets it all. It's pink moon, hey, it's pink moon. Piace Nick Drake? Sì, tantissimo, sia per la sua storia personale. Qual è la sua storia personale? La sua storia è che era un ragazzo che scriveva delle canzoni pazzesche, e ognuna con diverse accordature di chitarra. Era un chitarrista bravissimo, suonava la chitarra acustica in modo innovativo per quei tempi, e solo che aveva il problema dei live, che non riusciva ad esprimersi bene sul palco, e anche per questo problema delle chitarre, che ogni pezzo aveva un'accordatura diversa, quindi lui non riusciva ad accordare bene sul palco, era, diciamo, bloccato su quel punto di vista. Però ha fatto 3 dischi negli anni 70, ma non è riuscito, diciamo, ad arrivare alla gente. Ma dopo la sua morte... Come è morto? È morto, allora, dicono che sia morto per un abuso di psicofarmaci. Alcuni dicono che si sia proprio suicidato, altri dicono che magari ha sbagliato qualcosa. E quindi dopo la sua morte aveva 26 anni e ha cominciato a diventare famoso. Molte persone hanno cominciato ad ascoltare la sua musica. E quindi per me questo, non lo so, è una storia che mi ha sempre colpito e affascinato. Ho letto molti libri di Nick Drake, un po' mi ci ritrovo anche nella sua fragilità, ma allo stesso tempo mi ci ritrovo anche nel suo modo di suonare la chitarra e nel suo modo di vedere le canzoni che ti portano oltre la vita terrena. E quindi questo è... questa aura di mistero e di fascino mi attrae molto. Guarda nel frattempo dove siamo. Bellissimo. Siamo dentro una grotta. Vedi che ogni grotta che è buia, dall'altra parte c'è la luce, c'è un'uscita. Esatto. Quindi c'è sempre un'altra vita oltre a questa vita.
Sì, voglio credere sia così. Già la musica per me è qualcosa che ci porta oltre la vita su questa terra. Allora, terminiamo questo strano reportage. Ma bello. Con un pezzo tuo. Questo brano si intitola The Way. La via. La via. E la via verso un amore che ancora non ho conosciuto. Come non hai conosciuto l'amore? Ho conosciuto un tipo di amore. L'amore per la vita, l'amore per la famiglia, l'amore per l'amicizia. E secondo me l'amore per qualcuno che ti completa al 100% ancora non l'ho conosciuto. Potrai soltanto innamorarti di un musicista. Sì, è quello che spero, anche comunque un artista in generale. E quindi questo pezzo parla appunto di questo. E nella prima strofa, per esempio, dico tu mi mostrerai la via e io ti parlerò della mia anima. E oltre il vento e oltre le stelle, perché mi immagino questo amore che appunto va oltre la vita e oltre tutto attraverso la musica. The Way. And all
that don't exist. Right in the shadow till I find you. Pippo, sei stato un timoniere fantastico. Ho fatto delle belle riprese anche grazie a te. Bravo. Ti ringrazio. Perché capivi quando io ti dicevo vai indietro, vai di qua, vai di là, e tu interpretavi immediatamente il mio desiderio. Perché io conosco già pure per la luce. Certo. Quella più bella che abbiamo fatta. Qual è? È stata la Grotta Perciata. Sì. La prima della zona. Ah. Abbiamo fatto l'entrata e poi ti ho portato subito quell'altra, sì. Quella è una meraviglia. Lo so. Poi l'abbiamo girato con la luce che c'era il sole. Sono tutti belli, ma quella mi è piaciuta di più. No. Bellissima. Ci provo? Prova. Ok. Questo è venuto meglio, no? Wow.